Bene, buonasera a tutti e benvenuti alla conferenza mensile di VIS che oggi riguarderà la cosmologia, una delle aree di interesse di VIS. Ed in particolare sono molto onorato di introdurre lo speaker di oggi che è il professor Sabino Matarrese, un cosmologo di fama mondiale, nonché un amico da molto tempo. Quindi siamo molto contenti di averlo qui. Il professor Matarrese ha studiato a Padova, poi si è trasferito alla SIS a Trieste per la Scuola Internazionale di Studi Superiori Avanzati a Trieste per il suo PhD ed è anche rimasto per qualche tempo come ricercatore. Poi è ritornato a Padova, dove è ancora oggi lavora e dove ricopre il ruolo di professore ordinario presso l'università. Il professor Matarrese quindi è un esperto, come dicevo, di fama mondiale, di cosmologia, in particolare si è occupato di moltissimi aspetti della cosmologia che spaziano su varie aree. In particolare ha fatto studi molto importanti sulla formazione delle strutture su larga scala nel cosmo, ha studiato l'inflazione, il mezzo intergalattico, vari aspetti che fanno parte della nostra comprensione dell'universo. Oggi è qui per parlarci di un tema molto particolare e interessante che ha a che fare con quello che è successo nel primo secondo e forse anche molto meno del nostro universo. Quindi gli cedo con grande piacere la parola. Allora, ringrazio innanzitutto il professor Andrea Ferrara che mi ha invitato, il dottor Marcos Valdés e i docenti della Scuola Normale Superiore, con cui ho avuto anche un breve percorso in comune all'inizio del 2000, ho tenuto per qualche anno un corso insieme agli altri amici, con molto piacere, ho avuto un po' di studenti che ancora ricordo, quindi sono anche legato affettivamente a questa sede. Allora, la sfida per questa conferenza è quella di parlarvi dell'inflazione dell'universo primordiale, quello che è accaduto nei primissimi istanti della vita dell'universo, ma vorrei anche dare un taglio legato alla mia personale esperienza in questa direzione e ripensando a come sono arrivato a questo argomento a metà degli anni Ottanta essenzialmente, ho anche ricostruito un percorso, va bene? Il percorso che in realtà, come vedremo, parte molto presto, parte addirittura nel momento della tesi di laurea, in cui cominciai a studiare effetti che poi ritornano in ambito inflazionale, ma lo vedremo tra un attimo questa cosa. Allora, come diceva prima Andrea, in realtà, questa slide è rimasta in inglese per errore. l'idea è quella di affrontare i primissimi istanti. Cosa vuol dire primissimi istanti? Provo a entrare nello specifico. Vuol dire 10 alla meno 33 secondi, ovvero un miliardesimo di miliardesimo di miliardesimo di milionesimo di secondo. Okay? L'idea è che in questa frazione spaventosamente piccola di tempo, di secondo, molto, molto prossima all'inizio dei tempi, è avvenuta una serie di eventi che sono stati decisivi per tutta la storia successiva dell'universo. Il mondo che l'universo in cui viviamo si è plasmato deve moltissimo a questo periodo, come abbiamo capito essenzialmente dall'inizio degli anni Ottanta. Ma quello che abbiamo capito all'inizio degli anni Ottanta è frutto di quello che era successo nel decennio precedente, essenzialmente, quando si è cominciato a mettere insieme due capisaldi della fisica moderna, relatività generale di Einstein e meccanica quantistica. Bene? In uno sforzo molto difficile, che ancora oggi non è compiuto, che è quello di dire come affrontiamo il problema della quantizzazione della gravità. Bene? Questo problema in realtà non sappiamo affrontarlo nemmeno adesso, ma si decise di arrivare a uno step intermedio. Lo step intermedio è quello di dire, bene, c'è una cosa che riusciamo più o meno a fare, che è studiare la teoria quantistica di campi che non siano quello gravitazionale in un ambiente che è quello di una geometria curva.
ricordo che quando ero studente di astronomia a Padova, ogni tanto succedeva che venivano messe su, in una bacheca le proposte di tesi di laurea. Bene? Ne trovai una che era bellissima ed era creazione di particelle in spazi a curvatura variabile, ancora ricordo questo titolo. Bene? E allora andavo a mangiare alla mensa della CGIL, che era vicina all'università, diciamo, all'osservatorio per la precisione, e lì andava anche un mio collega più anziano, che poi stava direttore dell'osservatorio, lo incontrai e dice: guarda, ho visto questa tesi. E lui dice: bene, sì, l'ho proposta io, è una tesi di quantum gravity. Oh, fantastico. In realtà non era proprio di quantum gravity, c'era un po' di bluff in questa affermazione, ma mi affascinò moltissimo questa cosa e fu l'inizio di questa avventura. Il relatore fu il professor Silvio Bonometto ed era una tesi sulla generazione di particelle in ambiente curvo, quindi un ambiente che viene descritto dall'attività generale, per oscillazioni quantistiche del vuoto. Su questo tornerò perché è forse l'80% del contenuto del modello inflazionario, ben di più delle motivazioni che portarono questo modello alla fine degli anni 70, inizio degli anni 80. Allora, scusate, però questa non è la presentazione giusta, mi sto rendendo conto di questo perché è in inglese e quindi nel passaggio tra le due computer ho fatto un errore. Ecco perché, se mi date un attimo di tempo, cerco di correggerlo, purtroppo. Scusatemi, ma... Porca miseria, ciao. Eccola qua. Allora, intanto però cerco di andare avanti. Purtroppo ho dato lo stesso nome e due presentazioni, in inglese e in italiano, e nel trasferirla con la pennetta è successo un piccolo disastro. No, questa pennetta è molto breve, molto lenta purtroppo. Ce la sto facendo. Ho bisogno di togliere questa perché se non riesco a... Posso togliere? Allora togliamo questa qua. Un attimo. Ok, eccolo qua, scusate, questa è quella giusta. Sì, si può staccare, sì, perfetto. Ok, allora, c'era qualcosa che non andava in effetti, cominciavo a preoccuparmi. Allora,
quindi dicevo, l'idea è quella di discutere di questa frazione davvero spaventosamente piccola di tempo, diciamo, durante il quale sono accadute delle cose di un'importanza strepitosa nel nostro universo. Qui vedete un grafico in cui c'è uno sketch della storia dell'universo e vicino al Big Bang c'è appunto questa minuscola frazione di tempo che viene chiamata inflazione. E poi c'è una serie di eventi successivi, vedete che un secondo arriva qua, diciamo, da queste, non posso, arriva da queste parti essenzialmente. Dopo il secondo ci sono ancora degli eventi significativi dal punto di vista della fisica dell'universo primordiale, essenzialmente la sintesi dei primi elementi, degli elementi più leggeri essenzialmente, ma prima di questa sintesi degli elementi più leggeri succede una serie di cose che sono effettivamente di importanza strepitosa. Da questo punto di vista sembra quasi che la nozione di tempo umana sia assai inadeguata a descrivere la sequenza degli eventi che si hanno nell'universo. Bene, sia nelle fasi primordiali in cui tutto è estremamente schiacciato che nelle fasi successive in cui invece tutto è spaventosamente dilatato. Quindi diciamo succede una quantità gigantesca di fenomeni in un tempo brevissimo, poi c'è un lungo periodo in cui tutto si diluisce molto e poi c'è un'ultima fase in cui ricominciano a succedere cose molto importanti legate alla formazione delle galassie e delle stelle essenzialmente. Benissimo, allora parlare di tempi piccolissimi equivale in cosmologia anche a parlare di energie elevatissime, ben più elevate di quelle che riusciamo a raggiungere negli acceleratori terrestri. Tanto per darvi un'idea, qui ho messo un'energia indicativa di 10 alla 16 giga electron volt, che vuol dire diciamo 10 alla 13 volte tipicamente le energie massime che si riescono a raggiungere a LHC. 10 alla 13 vuol dire 10.000 miliardi di volte più su, diciamo, di quelle che si riescono a raggiungere a LHC. Da questo punto di vista l'idea che molti abbiamo oggi è che l'universo sia effettivamente un meraviglioso laboratorio per testare teorie che sarebbe impossibile testare con gli acceleratori costruiti dall'uomo. Benissimo. L'inflazione dell'universo è un'idea che arriva tra la fine degli anni 70 e inizio degli anni 80 sulla base di molte idee e molte persone, fatemi dire, va bene? Tendenzialmente, io pensate, mi sono laureato nell'80, quindi arrivo, mi lauro proprio negli anni in cui queste cose stanno accadendo. Tendenzialmente potrei dire che la prima idea in questo senso è quella di Alex Tarobinsky, che alla fine degli anni 70 fa un conto che un po' tutti volevano fare in quel periodo. Il conto era quello delle cosiddette anomalie della traccia, che è una cosa abbastanza particolare, diciamo, ma è un primo tentativo di calcolo che mette insieme appunto relatività generale e teoria quantistica dei campi. Fa questo conto. Bene, si accorge che ci sono delle correzioni all'equazione di Einstein di importanza estrema che diventano dominanti nelle fasi primordiali della vita dell'universo. Ottiene queste correzioni, si domanda bene, adesso che tipo di soluzione posso trovare? Ha un'idea semplicissima, l'idea è che se c'è un universo cosiddetto di De Sitter, che significa che le distanze crescono esponenzialmente, questa è automaticamente una soluzione. Bene, non parla di inflazione, non ha nulla a che fare con quello che oggi chiamiamo inflazione, ma dice bene, c'è questo periodo, interessante, e questo periodo è la conseguenza inevitabile dell'incontro tra questi due settori di pensiero, teoria quantistica dei campi e relatività generale. Bene? E si fa due domande ancora importantissime, visto che noi non viviamo in un'epoca fatta così, anzi adesso purtroppo la pensiamo in modo diverso, anzi adesso pensiamo di vivere in quell'epoca, va bene, ma allora non si pensava a questo, va bene? Visto che non viviamo in quell'epoca dobbiamo uscirne. Quindi come si fa ad uscirne, prima cosa? Seconda domanda, possiamo avere delle tracce oggi dell'esistenza di quel periodo dell'universo primordiale? Ok? Allora, capisce che se ne esce per un'instabilità attraverso fluttuazioni che lui chiama scalaroni, in questo vecchio linguaggio, e capisce che queste tracce sono onde gravitazionali. Entrambe queste idee sono perfette, sono esattamente quello che succederà negli anni successivi. Poi arriva un gruppo più corposo di persone che va da Braut e Gunzig
Alan Guter negli Stati Uniti, Andrei Linde in Russia, Kazanas, astronomo greco, Sato, diciamo, fisico teorico giapponese, un po' tutti arrivano alla stessa idea. Alan Guter, diciamo, è più abile degli altri dal punto di vista, fatemi dire, di quello che oggi chiameremo marketing. Da un bellissimo nome, inflazione, gli altri non avevano dato questa cosa qua, e lega questo fenomeno ad altri aspetti, cosa che altri non avevano fatto. Innanzitutto alla soluzione di un problema di cui oggi ci siamo dimenticati, questo problema dei monopoli, non ve lo cito neanche perché non interessa gran poco, ma soprattutto dimostra che riesce a risolvere due problemi che stavano lì, si era capito che stavano lì, nel modello precedente, quello, il vecchio modello del Big Bang caldo. Ancora oggi la chiamiamo modello Big Bang caldo, ma oggi tendiamo a incorporare l'inflazione come parte di questo stesso modello. Allora lì quelle fotografie diciamo, hanno a che fare con un premio Kavli, che è stato dato 2 anni fa a 3 persone, Alan Guth, Alex Terwinski e Andrei Linde, proprio per questa idea dell'inflazione. Essenzialmente, avevo scritto la motivazione ma non ve la leggo. Per velocità. Allora, l'inflazione è un'epoca di espansione accelerata nell'universo primordiale, avvenuta, come dicevo prima, circa 10-33 secondi dopo questo grande scoppio, l'inizio dei tempi, ma su questo vorrei sinceramente tornare, che permette di risolvere due inconsistenze della teoria cosmologica standard del Big Bang. Queste due inconsistenze principali, perché ce ne sono molte altre, ma queste sono le più importanti, sono il cosiddetto problema dell'orizzonte e il cosiddetto problema della piattezza. Detto in soldoni, il problema dell'orizzonte è di una semplicità estrema. Noi osserviamo l'universo essere estremamente uniforme, estremamente armonico, lasciatemi dire, su scale abbastanza grandi, cioè se lo smussiamo su scale abbastanza grandi, è isotropo in prima approssimazione, cioè lo stesso in tutte le direzioni di osservazione, ed è omogeneo, ovvero se potessimo spostarci spazialmente troveremmo le stesse condizioni. Allora, se ci domandiamo da dove è venuta questa omogeneità e isotropia, abbiamo due possibilità. O diciamo, c'era dall'inizio, ok? È una condizione iniziale, ma questo non piace. Non piace perché equivale a scegliere una condizione estremamente particolare che in realtà si dimostra essere una condizione, come si dice, di misura zero, cioè ha probabilità nulla di funzionare. Oppure dobbiamo pensare che sia nata dinamicamente, cioè che l'universo, essendo partito in modo molto più complesso, molto più inomogeneo, è diventato col passare del tempo sempre più smussato, sempre più omogeneo e isotropo. Questa idea c'era già da molti anni. Essenzialmente la prima domanda sull'origine dell'omogeneità e isotropia nasce da Rindler nel 1956, e c'erano già stati molti tentativi per cercare di risolvere questo problema. La genialità di questa cosa è che riesce a mettere insieme due problemi e a dimostrare che la soluzione di entrambi i problemi va in un'unica direzione. Ok? Quindi diciamo, l'idea dell'inflazione è bellissima per questo tema, per questo motivo, perché risparmia energie, ok? Mi dà una chiave di lettura per tante cose insieme. E qual è la soluzione? La soluzione è: se in un periodo brevissimo nella vita dell'universo l'espansione, anziché essere stata decelerata, cioè con velocità che decresce col tempo, è stata accelerata, ok? Questa accelerazione ha portato a una omogeneizzazione nelle condizioni dell'universo stesso. Accelerazione però, almeno a quell'epoca, era una brutta parola. Era una brutta parola per un motivo di una semplicità estrema. In questo ambito l'unica forza che conta è quella gravitazionale, e la forza gravitazionale è una forza per sua natura attrattiva, lo sappiamo benissimo. Okay? Allora, se la forza è di sua natura attrattiva, l'immagine che noi abbiamo del Big Bang è semplicissima, cioè noi diciamo c'è stata una qualche grande energia cinetica all'inizio, va bene? L'universo ha cominciato a espandersi, e poi c'è la materia dentro l'universo, che fa parte dell'universo, che forma l'universo, che gravita e quindi tende a rallentare l'espansione in quanto gravita. Ok? Quindi, parla della favola, unica possibilità è l'universo che decelera perché c'è questa forza attrattiva che tende a rallentare. Va bene? Come si fa invece ad accelerare anziché a decelerare? Occorre sfruttare qualcosa di inusuale. Possibilità numero 1, esiste l'antigravità. Ok? All'antigravità tendenzialmente non crediamo, tendiamo a pensare che il segno dello costante minuto sia 1 e che non ci sia l'antigravità, però possiamo sfruttare un'altra possibilità che ci fornisce la relatività
sia ristretta che generale, ed è il fatto che a gravitare, oltre all'energia che necessariamente è positiva, c'è anche la pressione. La pressione non ha l'obbligo di essere positiva. Una pressione negativa, che in fisica chiamiamo con un altro nome, la chiamiamo tensione di solito, okay? Una pressione negativa ha la possibilità di sviluppare una accelerazione, una forza repulsiva. Quindi abbiamo trovato un trucco con il quale riusciamo ad avere una forza repulsiva, e questa forza repulsiva riesce a far accelerare l'espansione. En passant, oggi viviamo in un'epoca in cui di nuovo un effetto di pressione negativa sta facendo accelerare l'espansione dell'universo. Quindi viviamo, se vogliamo, in una nuova fase di inflazione che è comparsa molto di recente nella storia del cosmo. Ok. La questione della piattezza è una questione, diciamo, per certi aspetti fatemi dire un po' meno importante, ma è un bonus che si ottiene quando si risolve il problema dell'orizzonte. La questione è la seguente: diciamo, l'universo ha una sua geometria spaziale che può essere di vari tipi. Misuriamo il fatto che la geometria dell'universo oggi è molto prossima a quella euclidea, la geometria dello spazio. Okay? Ebbene, si dimostra che la geometria euclidea essenzialmente è instabile, non è quella verso la quale si dovrebbe tendere. Si tende verso la geometria tipo euclidea andando all'indietro nel tempo, o non in avanti nel tempo. Okay? Quindi nasce spontanea una domanda, che è: come mai un universo vecchio, quasi 14 miliardi di anni, ha ancora oggi una geometria così vicina a quella euclidea? Questa è la domanda. Viceversa, come fa un universo così piatto, così euclideo, ad essere così vecchio? Quindi è chiamato anche il problema dell'età, questo. Okay? Di nuovo, la chiave che risolve tutto è questa espansione accelerata. Quindi ho trovato una regola semplicissima che sembra risolvere tutti i problemi. In più c'è un bonus, come si usa dire. Bene? Quando nascono questi modelli di inflazione, nessuno pensava di aver trovato una soluzione a un terzo problema, ben noto in cosmologia. Il problema era: viviamo un universo che certamente su grande scala è estremamente omogeneo e isotropo, ma oggettivamente, se io guardo in questa stanza, tutto vedo tranne come omogeneità e isotropia, cioè vedo da una parte le persone, dall'altra parte ci sono soltanto io, ci sono dei libri dietro, quindi è una situazione estremamente complessa. Okay? Da dove è nata questa complessità che noi osserviamo? Che osserviamo su tutte le scale, dalle galassie agli ammassi di galassie, in giù fino alle stelle, ai pianeti, le persone, eccetera, eccetera. Va bene? Come è accaduto che un universo che tendiamo a pensare che inizialmente fosse estremamente soffice, estremamente smussato, oggi abbia potuto diventare così complicato? Ok? Nella cosmologia, fino all'inflazione, non c'era alcuna chiave di lettura per questo. C'erano delle idee qualitative, si diceva se ci fosse un certo processo ce la faremmo, ma non c'era alcun modello fisico causale per generare questa complessità che viviamo, che vediamo oggi nell'universo, per generare le strutture cosmiche che noi oggi osserviamo. L'inflazione ci dà questo come bonus. Nessuno gliel'aveva chiesto. Nasce per risolvere tutt'altro problema. Poi dopo un paio d'anni parecchie persone si mettono a studiare le cosiddette fluttuazioni, e studiando le fluttuazioni scoprono tutti che effettivamente c'è insito nel modello stesso un meccanismo di generazione di queste fluttuazioni proprio a livello che si voleva. Questi gruppi sono 3 o 4 essenzialmente, lavorano tutti quanti nel 82, lo stesso Alan Guth che aveva proposto il modello, e poi diciamo Starobinsky, Stephen Hawking, Albrecht Stein, cioè 3-4 gruppi che simultaneamente affrontano questo problema e arrivano a conclusioni estremamente, estremamente simili. L'idea incredibile è che a questo punto tutto quello che noi oggi osserviamo abbia tratto origine allora. Quando dico tutto, intendo perfino la materia e la radiazione, per un motivo semplicissimo. L'inflazione ha questa caratteristica, tende a cancellare tutto quello che c'era prima. Lo fa meravigliosamente bene, cancella quello che non ci piaceva, cioè cancella il fatto che l'universo iniziale potesse essere più complicato, più diciamo meno omogeneo di quanto noi oggi vogliamo, ma cancella troppo essenzialmente, cancella anche tutta la radiazione che c'era, tutta la materia che c'era, perché questa espansione parossistica
accelerata tende a diluire tutto quello che c'è. Ok? Allora non possiamo più pensare che quello che noi vediamo oggi sia qualcosa che preesisteva all'inflazione. Questo meccanismo ha un nome ben preciso, si chiama Cosmic No Hair Theorem, teorema cosmico di assenza di peli o di capelli, va bene? Ed è la versione cosmologica di un teorema che si utilizza nell'ambito della fisica dei buchi neri. Per i buchi neri è un teorema, qui è una congettura proposta da varie persone, tra cui Stephen Hawking ed altri, che funziona però abbastanza bene essenzialmente. E quindi dobbiamo inventare un nuovo modo per far ripartire tutto. Quindi l'inflazione è qualcosa che risolve dei problemi, genera dei semi di quello che c'era dopo, cancella tutto quello che c'era prima e quindi deve rigenerare tutto. Okay? Quindi è una specie di grande lavatrice che lava tutto quello che c'era prima e dobbiamo ricominciare davvero, davvero tutto, tutto da capo. Ecco perché ho il diritto di sostenere che sulla base di questo modello tutto ciò che noi osserviamo oggi è frutto dell'inflazione. Okay? Quindi in questo senso diventa davvero una parte fondamentale della teoria del Big Bang. Diciamo, c'è uno sketch di come funziona questa idea di soluzione del problema dell'orizzonte, lo dico molto, molto brevemente. L'idea è la seguente: diciamo, che cos'è il problema dell'orizzonte? Ve lo dico in due parole. Guardo in quella direzione, studio per esempio la direzione cosmica di fondo e scopro che in quella direzione la temperatura della direzione cosmica di fondo è 3 gradi Kelvin. Okay? Guardo di là e scopro che è 3 gradi Kelvin, è un po' meno ma non importa. Okay? Allora mi dico, benissimo, quella radiazione viene da zone molto distanti da noi. Ma se viene da zone molto distanti da noi, devo pensare che la regione che ha prodotto la radiazione che sto vedendo in questa direzione, la regione che ha prodotto la radiazione che sto vedendo in quella direzione, avesse caratteristiche fisiche simili per dar luogo a radiazione della stessa temperatura. Allora mi domando, bene, lo accetto, mi domando, per quale motivo quella regione lì e quella regione lì hanno le stesse caratteristiche? Dico, bene, perché si sono parlate, ok? Si sono messe d'accordo. Ahimè, questo non è vero. Queste ragioni non hanno avuto alcun modo di comunicare. Questo disegno vuole in qualche modo mostrarvi questa situazione. Perché questa regione che ha messo i fotoni di destra aveva questa regione di influenza, quest'altra regione aveva questo cono di influenza e non si toccano. Bene, se non si toccano, ahimè, non hanno potuto parlarsi. Perché c'è questo? Perché esiste il Big Bang. Ok? Cioè tutte le volte che esiste un inizio dei tempi, inevitabilmente c'è una dimensione finita della regione dal quale traggo informazioni. Ok? Quindi lì nasce il dramma, lì nasce il problema. Ebbene, si dice, quando si studia l'orizzonte dovuto al rilindere, si dice, faccio l'integrale, se l'integrale diverge, dico, evviva, va tutto bene. Se non diverge, lì cominciano a nascere i problemi. E infatti qui non diverge, quindi nascono i problemi. Perché c'è un orizzonte, c'è una dimensione massima di correlazione causale, di connessione causale, e quindi le cose non funzionano. Cosa fa rozzamente l'inflazione? L'inflazione essenzialmente usa un trucco, dice, attenzione, in quei 10 almeno 33 secondi, questi coni posso prolungarli e posso fare in modo che si tocchino. È come se io dicessi, ho due persone, ok? Due gemelli in zone, in due pianeti lontanissimi, va bene? Che hanno le stesse caratteristiche. E domando a questi due gemelli, scusate, ma perché avete le stesse caratteristiche? Avete forse una madre comune? Vi siete conosciuti? Risposta no. Bene. Scopro poi però che questi due gemelli, in un'epoca primordialissima, sono nati da semi comuni. Okay? Se sono nati da semi comuni, anche se non si sono più parlati, hanno mantenuto la loro genetica l'informazione. Okay? Quindi questa è l'idea, va bene? Che l'omogeneità che io osservo è frutto di una genesi comune di queste regioni, che poi si è perduta, ma è rimasta nell'imprinting di queste regioni qui. Bene? Questa è l'idea dell'inflazione. E questa idea funziona se e solo se posso avere un'espansione accelerata. Metto questo grafico che dà un'idea della situazione per motivi personali, perché questo grafico lo cominciamo a usare io e Francesco Lucchini all'inizio degli anni 80, poi fu abbandonato, adesso è tornato in voga, la gente non sa più che l'abbiamo pensato noi, quindi ci tengo molto a pubblicizzare questa forma di grafico. E l'idea qui indicata è proprio questa, cioè che ci è stata una fase in cui
oggi vediamo questa situazione. Qui vediamo delle zone che hanno una certa dimensione, che sono coerenti, ci domandiamo come sia stato possibile, visto che erano fuori dalla connessione causale, e poi diciamo attenzione, se vado ancora più indietro, in realtà scopro che sono state in connessione causale, semplicemente non lo sapevo, avevo perso questa informazione. Ok, andiamo avanti. Ok? In tutto questo, la domanda che dobbiamo farci è come ho fatto ad avere una pressione negativa? Perché vi ho detto, l'ingrediente fondamentale è l'accelerazione. L'accelerazione non riesco ad averlo con materia ordinaria, ho bisogno di far giocare la pressione in questo ragionamento. Bene? Ma devo avere una pressione negativa. Noi siamo abituati ad avere pressione negativa, ma è una pressione bidimensionale. Che so, la tensione superficiale di una bolla è pressione negativa, ma è bidimensionale. Abbiamo bisogno di una pressione negativa tridimensionale, che permei lo spazio. E questo è molto più complesso da ottenere. Quello che si è scoperto nel corso degli ultimi, vorrei dire, 60 anni, anche 70, bene, è che una pressione negativa tridimensionale è possibile se sfruttiamo la proprietà del vuoto in meccanica quantistica. Il vuoto in meccanica quantistica non è il vuoto come noi lo pensiamo normalmente nella vita comune, non è assenza di qualsiasi cosa, è semplicemente uno stato particolare con delle proprietà di alta simmetria che non è possibile concepire in situazioni in cui ho delle particelle. Faccio un esempio banalissimo: se è uno stato con una particella, questa particella individuerà una direzione privilegiata, ad esempio, okay? Mentre il vuoto in assenza di particelle sarà maggiormente simmetrico, quindi tendenzialmente è la situazione più simmetrica che riusciamo a immaginare in un dato contesto. Ma il vuoto in teoria quantistica in realtà ha una caratteristica molto importante: pullula di particelle virtuali. Queste particelle virtuali, che sono possibili grazie al principio di indeterminazione di Heisenberg, vengono continuamente create e distrutte su tempi scala molto molto brevi, inversamente proporzionali all'energia delle particelle che stiamo considerando. Nulla di strano, nulla di drammatico in questo, ma queste particelle virtuali sono in grado, in certe condizioni, di causare delle proprietà non quantistiche classiche. Un esempio è l'effetto Casimir, in elettrodinamica quantistica, ma in questo caso diciamo la cosa che ci interessa di più è che questo vuoto, queste particelle virtuali presenti nel vuoto, sono in grado di causare questa pressione negativa. Quindi il messaggio è: tendiamo a pensare che a causare l'espansione accelerata di allora come di oggi sia una proprietà del vuoto quantistico. Di chi? È una questione aperta, va bene? Di un qualche campo, di un qualche tipo di particella che sarà presente oggi in una qualche forma e nel passato in qualche altra forma. Bene? Ma tendenzialmente diciamo, l'oggetto, l'entità che genera questa pressione negativa, quindi questa accelerazione, deve avere qualcosa a che fare con il vuoto quantistico. Bene, allora, fino adesso abbiamo detto, siamo riusciti ad avere espansione accelerata. L'altra cosa importantissima però è che questa espansione accelerata tende a generare delle particelle e delle fluttuazioni, va bene? Quelli che io chiamo semi, va bene? In qualche modo l'idea è questa: tutta la struttura che noi oggi osserviamo, quando dico struttura vuol dire galassia, massa di galassie, stelle, eccetera, eccetera, da una parte, e dall'altra le proprietà della radiazione cosmica di fondo, che mostra delle piccolissime anisotropie. Anisotropia vuol dire leggerissime differenze di temperatura, leggerissime differenze di temperatura da direzione a direzione. Tutto questo è nato da dei semi comuni, uso la parola semi, diciamo, per buoni motivi, minuscoli, che col passare del tempo sono diventati via via più importanti. Okay? Allora, questi semi, come vi dicevo, non avevano una possibile spiegazione nell'ambito della teoria pre-inflazione. Nella teoria inflazionaria invece c'è un meccanismo molto bello, molto semplice, che spiega l'espansione di questi, la nascita di questi semi. Vediamo se è la prossima slide. Qui semplicemente vi faccio vedere come nascono questi semi durante l'inflazione e poi col passare del tempo causano sia le non isotropie nella radiazione cosmica di fondo, sia la formazione delle strutture cosmiche, ma l'idea principale nasce da questa persona che si chiama Erwin Schrödinger. Questa è la mia tesi di laurea, l'ho messa per vari motivi, innanzitutto perché è scritta a mano, vi faccio notare che ho scritto la tesi a mano, non perché non esistessero ancora le macchine da scrivere, ma perché all'epoca scrivevo così bene, ho scritto con una penna Biro Parker,
che non fu necessario scriverla a macchina, diciamo, mi risparmio in termini di soldi e di tempo per la battitura. Allora si andava in copisteria a farsela battere, era una cosa molto, molto complicata, diciamo. Nel capitolo 1 della mia tesi di laurea ho riscoperto, cito questo articolo di Schrödinger del 1939, che è molto interessante. Cosa fa Schrödinger? Schrödinger, in epoche assolutamente inaspettate, molto prima degli altri, si fa una domanda, ed è: come, cosa succede quando io quantizzo i fotoni, bene, quindi i quanti del campo elettromagnetico, in un universo che si espande? È il primo a fare questo conto. Ok? Fa questo conto e scopre che c'è un fenomeno strano. Il fenomeno è una ambiguità nella definizione di quello che prima ho chiamato vuoto. Scelgo il vuoto a un certo tempo, dopo un po' scopro che questo vuoto si popola di particelle. Questo succede. Questa cosa lui la chiama backscattering della luce. Va bene? Scattering all'indietro della luce. Sono due cose molto interessanti di questo articolo. Primo, è completamente sbagliato. È completamente sbagliato, perché se c'è una particella che non è creata dal primo universo, sono i fotoni. Vorrei dare al mio studente un giorno l'esercizio di capire dove Schrödinger sbagliò, sinceramente. A dispetto di questo errore, però, Schrödinger scoprì un fenomeno estremamente importante, che c'è in tutti i casi, tranne in questo, essenzialmente, che è questa creazione di particelle del vuoto. Ma prende paura, e dice espressamente: questo è un allarmante fenomeno, vediamo se riesco a leggere, e dice, è un fenomeno di preminente importanza per le particelle materiali. Esso comporterebbe produzione e annichilazione di materia semplicemente a causa dell'espansione, mentre per la luce ci sarebbe una produzione di luce in direzione opposta, quello che ho chiamato prima backscattering. Okay? C'è una sorta di riflessione della luce in uno spazio omogeneo. Preoccupato da questi risultati, studiò la questione in dettaglio e trovò che in due semplici casi il fenomeno non aveva luogo. Quando l'espansione dell'universo varia lentamente, giustissimo, questo è giustissimo, va bene, oppure quando l'espansione dell'universo è lineare nel tempo, sbagliatissimo. Più precisamente dimostrò, eccetera, eccetera, eccetera. Ma la cosa importante è questa, Schrödinger conclude: l'allarmante fenomeno non è connesso alla velocità di espansione, ma avrebbe probabilmente luogo in un'espansione accelerata. Ok? Allarmante fenomeno. Bene? Grazie a questo allarmante fenomeno oggi siamo qua a discutere. Ok? È la chiave che spiega tutto quello che è avvenuto dopo nel cosmo. Dopo Schrödinger per molti anni non succede nulla, finché un signore che si chiama Leonard Parker nel 1969 fa la sua tesi di dottorato proprio su questo, scrive due bellissimi articoli su Physical Review D in cui rifà i calcoli, fa i calcoli molto per bene, sia nel caso del campo elettromagnetico, tutti gli altri campi, per bosoni, fermioni, dà delle predizioni quantitative. Qualcosa di analogo viene fatto alla scuola russa, Zeldovich e collaboratori. Per circa 10-15 anni ci fu una discussione accesissima tra due scuole di pensiero su come fare i calcoli. Quando entrai in tesi io, proprio su questo, va bene, ancora c'era aperta una diatriba su come si dovesse fare il calcolo, con risultati diversi. Quando poi però questi calcoli passarono dall'aspetto puramente accademico all'aspetto concreto di dire voglio sapere quante particelle creano un'universo di espansione, a un certo punto arrivano delle persone, in particolare Abbott e Weishaupt, che sono ragazzi, bando alle chiacchiere, facciamo un conto semplicissimo, il risultato diventò immediatamente accettato da tutti. Come si diceva una volta, il conto di Abbott e Weishaupt si può fare su un pacchetto di sigarette. Adesso purtroppo i pacchetti di sigarette sono pieni di scritte, quindi non c'è più spazio per fare i conti, ma è davvero un conto da pacchetto di sigarette quello di Abbott e Weishaupt. Bene. L'idea è abbastanza semplice ed è che posso avere creazione di particelle del vuoto in due casi estremi. Il caso in cui la forza gravitazionale è molto intensa, buchi neri, o il caso in cui la forza gravitazionale varia molto rapidamente nel tempo, universo primordiale. Nel caso dei buchi neri questo è quello che oggi chiamiamo evaporazione di Hawking. È lo stesso fenomeno, lo stesso identico fenomeno. Nel caso di universo di espansione questo è quello che guardiamo adesso, diciamo, nel caso dell'inflazione e in altri casi. Questo è un analogo elettromagnetico, quello che si chiama paradosso di Klein. L'idea è molto semplice: come vi dicevo, queste particelle virtuali che vengono continuamente create e distrutte, creo queste particelle virtuali,
non sono particelle reali. Poi l'universo si espande, loro vorrebbero annichilarsi, ma non ce la fanno più perché nel frattempo l'universo si è espanso, va bene? Quindi rimangono, non sono più in grado di rimettersi insieme e diventano, ahimè, particelle reali. Nel caso buchi neri è ancora più semplice, crea una coppia virtuale sull'orizzonte del buco nero, una particella va dentro, l'altra va fuori, quella dentro non la vedo più e ho l'effetto netto di produzione di particelle reali. Questa è quello che accade in questo caso. Penso che oggi non sia più discussione sulla realtà di questo fenomeno. Ok? Perché mi fa così? Proviamo a muoverci ancora. Ok. Sempre per questioni biografiche vi ho messo la copia del primo articolo che ho scritto sull'inflazione nel 1985 con Francesco Lucchini. C'è una cosa che mi diverte molto: se guardate l'inizio, dice ben noto che problemi long standing del modello standard lot big band, non big bang. Esattamente, tra l'altro all'epoca suonava in un gruppo rock, quindi non è così strana la cosa. Questo articolo fu assolutamente fondamentale nella mia vita scientifica, perché prima di loro ho fatto varie cose che mi piacevano anche molto sinceramente, ma questo fu oggettivamente il primo articolo che ebbe una qualche risonanza a livello internazionale e mi costrinse, diciamo così, a rimanere in questo campo per certi aspetti. Scusate l'aneddoto, ricordo che appena ho scritto questo articolo andai a un congresso a Monaco e in albergo presi l'ascensore trovai Joel Primack. Già prima si presentò e se sono Sabino Tarese, quello che ha scritto l'articolo su Power Law Inflation. Quando io, ragazzo di 30 anni, non proprio ragazzo, diciamo così, ebbi questa reazione, rimasi affascinato, cioè per me era veramente incredibile che qualcun altro avesse detto. Per i giovani cercatori adesso non è più così strana questa cosa, ma pensate che all'epoca l'Italia era da questo punto di vista più provinciale di oggi. Bene, quindi questo feedback internazionale non era così ovvio come oggi, questo tengo molto a dirlo. Bene, io per anni sono andato in giro nei congressi di cosmologia a dire ragazzi bisogna pubblicare su Astrophysical Journal e Physical Review D, non sulle riviste italiane. Oggi è un'ovvietà, allora non era un'ovvietà, vi assicuro. Bene? E quindi questo tipo di reazioni per me, diciamo, era già un forte successo nella mia logica. Accade, questo articolo effettivamente ebbe abbastanza popolarità, per due motivi, molto per accidente, devo essere sincero fino in fondo, perché affrontammo questo problema, trovammo un modello sottostante che ancora oggi è l'unico modello esatto di inflazione che si risolve analiticamente e funziona abbastanza bene. Poi vedremo che nel confronto dei dati è pessimo, va bene? Ha una meravigliosa falsificabilità, non funziona, a differenza di molti altri, però diciamo è comunque stata un'idea che se non altro ha segnato la mia vita personale. Ok? Allora, prima considerazione da fare. L'idea dell'inflazione è già un'idea che funziona. Ok? Ed è l'unico modello oggi che è in grado di spiegare simultaneamente tutte le osservazioni cosmologiche. Vorrei che ci fossero delle alternative, non ci sono. O se ci sono, sono molto parziali e molto complicate. Oppure ci sono modelli che si chiamano in modo diverso, ma sotto sotto sempre inflazione sono, fatemi dire, va bene? Quindi ha già le predizioni sono già estremamente accettate, con un difetto però, che uso raccontare in questo modo. Se voi aveste chiesto a me, nel 1980, che modello preferisci, vi avrei detto un modello in cui l'universo è spazialmente piatto, le perturbazioni sono adiabatiche e gaussiane. Cosa predice l'inflazione? Che l'universo sia spazialmente piatto, con perturbazioni adiabatiche e quasi gaussiane. Quindi vuol dire l'inflazione fa esattamente quello che gli chiedevamo di fare. Lo fa così bene che ha un eccesso di flessibilità. Si usa dire un paradigma. Cioè essenzialmente è pronto a darvi tutto quello che voi desiderate, fatemi dire così, va bene? Ma se è così dobbiamo domandarci, bene, rimane il fatto che c'è un atteggiamento monopolistico con l'inflazione, non ha rivali, e questo non è mai bene nella fisica, bene? Però c'è una domanda che dobbiamo farci, c'è qualcosa di specifico, di caratterizzante dell'inflazione che possa permetterlo in futuro di falsificarlo, cioè di dire è lui o non è lui il modello giusto, ok? Penso di poter dire che ci sono due elementi di falsificabilità nel modello dell'inflazione.
Nessuno di questi è stato provato fino adesso, abbiamo dei limiti molto forti, ma nessuno di questi è stato provato. E quindi questa è la direzione in cui oggettivamente occorre andare per capire se questo è davvero il modello corretto per spiegare i primi istanti della vita dell'universo. Una di queste caratteristiche è la produzione di onde gravitazionali primordiali, quella traccia di cui aveva pensato Alestorbinsky nel 1979, essenzialmente. La seconda sono delle piccole deviazioni della gaussianità nelle perturbazioni. Adesso cercherò di dirvi cosa vuol dire deviazione della gaussianità, che non è mai facile da raccontare, diciamo, al di fuori dell'ambiente strettamente tecnico-scientifico. Okay? Quindi queste sono le due idee. Va bene? Su entrambe abbiamo vincoli, ma non abbiamo nessun segnale indiscutibile. Non penso che questo sia un fallimento, lo vedo più come una sfida per il futuro, sinceramente. E su questo, oggettivamente, la gente sta spendendo delle risorse anche significative. Questo è un grafico storico che mi piace tanto perché è molto facile da leggere, essenzialmente, che dice onde gravitazionali prodotte dall'inflazione. Va bene? Come possiamo pensare di cercarle? Queste onde hanno due caratteristiche tremende. Sono di intensità bassissima e sono di frequenza bassissima. Se cercassimo di rivelarle con i rivelatori terrestri, penso a Virgo, LIGO o cose di questo genere, non ce la faremo mai, perché le frequenze relative a questi rivelatori sono oggettivamente molto molto più alte di quelle caratteristiche di queste onde. Quindi bisogna andare su frequenze più basse. Come ci si fa? Nello spazio? Forse, LISA, ok? O meglio ancora, sfruttando rivelazioni indiretta. La rivelazione indiretta migliore che possiamo avere è il fatto che queste stesse onde eccitano un certo tipo di polarizzazione, la radiazione cosmica di fondo. Cercando quella polarizzazione, caratteristica particolare della radiazione cosmica di fondo, possiamo avere un'evidenza indiretta dell'esistenza di queste onde. Bene? Qualche anno fa c'è stato anche un claim di rivelazione di questa polarizzazione, non è stato così. La collaborazione Planck, di cui faccio parte, ha mostrato che in realtà quel segnale era dovuto a polvere galattica e non a onde gravitazionali primordiali, ma comunque l'argomento rimane estremamente, estremamente rilevante. C'è qualche speranza che si possano vedere con l'interferometro spaziale LISA nel futuro, ma soltanto in condizioni molto particolari, quindi diciamo, non è certamente lo scopo principale per cui viene lanciato LISA nello spazio. Okay? Non gaussianità, qui vi faccio vedere un aspetto estremo di non gaussianità, di nuovo lo faccio per motivi affettivi. Questo fu un articolo che mi piacque tanto, poi fu pesantemente criticato da Andrei Linde, aveva ragione lui, lo dico subito, ma non perché sia sbagliato in sé, perché ha sbagliato l'interpretazione che noi davamo di questo risultato. Allora, vedete, questa è una curva gaussiana, che è pari a destra e a sinistra, qui col passare del tempo la situazione diventa sempre più asimmetrica e questa asimmetria è caratteristica di una situazione non gaussiana. Questa situazione si presentava in questo caso a causa di forze, diciamo, che spingono in modo differenziale la coda a destra e la coda a sinistra, essenzialmente. E questa situazione è corretta, mai meno la possiamo applicare nel universo concreto in cui viviamo noi, essenzialmente. Nel universo concreto in cui viviamo noi, invece, una gaussianità c'è, ma tende a essere molto, molto più piccola. Come possiamo cercare di caratterizzarla? Il grande fisico russo Zeldovich inventò questo diciamo, nome per la gaussianità che amo moltissimo, che noi sappiamo perfettamente che cos'è una gaussiana, ma non sappiamo cos'è una non gaussiana. Dire non gaussiana è come dire non cane, va bene? Tutto ciò che un cane non è, ok? Io ricordo una bellissima discussione con il mio amico Lev Kaufman, che ahimè è morto 7-8 anni fa, che mi disse: Sabino, per descrivere una gaussianità dobbiamo inventarci un qualche prototipo. Lui disse: è come nelle facce delle persone, va bene? Formalmente tutte le facce sono possibili, ma poi comincia a riconoscere dei tipi, no? Cioè nella continuità delle facce umane ci sono delle facce che si assomigliano, va bene? Nella non gaussianità dovremmo immaginare di poter avere dei prototipi, classificare. Ok? Questa era l'idea. Questa idea poi ha portato a un parametro molto semplice, che non è tutta la verità, è una direzione di investigazione essenzialmente, e ci siamo tutti focalizzati sul vincolare questo parametro. Ok? Allora, questo parametro oggi dobbiamo pensare che sia spaventosamente
piccolo, ma non così piccolo da essere nei principi inosservabile. Qui c'è una immagine, cerca di farvi vedere cosa vuol dire una gaussianità. Allora, questa sopra è una tipica simulazione della struttura secondaria scala dell'universo. Nel plot a sinistra è stato tutto gaussianizzato, ok? Nel plot a destra invece si è teso a, quindi, a evidenziare l'aspetto non gaussiano. L'idea è semplicissima, l'idea è che la non gaussianità è quella che il nostro occhio percepisce come forma in una certa situazione. Ok? Quindi la nostra immagine, se noi diciamo in questa stanza, va bene, facessimo un lavoro di evidenziazione di quella che si chiama la fase delle onde, va bene? La fase riprodurrebbe abbastanza bene quello che avete in questa stanza, mentre l'ampiezza, che è quella che è misurata dalla gaussianità, riproduce molto poco. Va bene? La non gaussianità, questo è l'esistenza di forme, non forme deterministiche, ma forme che sono state create statisticamente. Ahimè, queste forme in ambito cosmologico, a livello primordiale, sono estremamente piccole. Ok? Quando noi guardiamo il cielo, vediamo come delle forme. Ok? Ma l'interpretazione che abbiamo di queste forme che vediamo nel cielo è che siano state via via acquisite grazie all'azione della gravità. E la gravità, che essendo un fenomeno fortemente non lineare, tende a creare delle correlazioni di fase che sono quelle che noi vediamo poi sotto forma di forme nel cielo, essenzialmente. Ok? Ma qui stiamo cercando qualcosa di molto più complicato da ottenere, che è una forma che c'era ai primordi, all'epoca dell'inflazione, prima che agisse la gravità non lineare. Questa è l'idea. Queste sono le simulazioni che facemmo all'inizio del 90, in un gruppo di Padova e Bologna, con una gaussianità fortissima. Oggi sarebbe impensabile fare una cosa del genere, ma all'epoca la qualità delle osservazioni era tale che ci si poteva permettere perfino questi livelli di libertà. Adesso l'accuratezza dell'osservazione è tale per cui nulla di tutto ciò sarebbe concesso, essenzialmente. Ma giusto per farvi vedere le forme estremamente diverse che possono assumere queste simulazioni numeriche della distribuzione della materia quando ci permettiamo delle forme di non gaussianità, molto di modelli non gaussiani molto diversi tra di loro. La parola più importante in questo senso l'ha data il satellite Planck. C'è un progetto nell'ambito del satellite della missione Planck che diciamo, è condotto da un gruppo di persone di cui io e Ben Waldelt a Parigi siamo i coordinatori, che è proprio per la ricerca di questi segnali non gaussiani primordiali. Okay? Questo progetto è stato svolto, queste sono delle mappe tipiche di Planck, fatemi mostrare diciamo, la mappa della temperatura pulita da quelle che si chiamano foregrounds, e in queste mappe cerchiamo di segnare non gaussiani. Vi faccio un esempio molto, molto significativo. Queste sono simulazioni della temperatura e della polarizzazione alla risoluzione di Planck, della radiazione cosmica di fondo. Questo è un caso perfettamente gaussiano, questo è un caso non gaussiano, con un'ampiezza, con una forza di non gaussianità che è circa 300 volte più grande del limite superiore che noi oggi poniamo. Bene? Riuscite a vedere qualche cosetta? Ma riuscite a vedere qualcosa soltanto perché abbiamo bleffato sulla scala dei colori? Perché non abbiamo usato la stessa scala dei colori, altrimenti non vedreste nulla. Immaginate che la non gaussianità che vorremmo arrivare a vedere è circa 30.000 volte più piccola di così. Ok? Oggi come oggi abbiamo già dei limiti spaventosi. Per darvi un numero, innanzitutto questa, a nostra opinione, è la misura più precisa che è stata fatta in cosmologia fino ad oggi. La percentuale di non gaussianità presente, che siamo massima presente nei dati, è un decimo di miliardesimo della temperatura media, ok? Quindi è una precisione davvero spaventosa. La si raggiunge grazie all'uso degli stimatori statistici ottimali e grazie a un lungo lavoro di analisi che diciamo, opera di un team molto vasto di persone, perché queste collaborazioni diciamo, spaziali sono fatte in molte persone per ottimi motivi, perché bisogna mettere insieme competenze molto molto diverse tra di loro per arrivare a un fine comune. Bene, l'idea è che poi la non gaussianità va cercata anche in questo tipo di mappe, cioè la distribuzione della materia. Okay? La troveremo, staremo a vedere nei prossimi anni, ma l'idea ovviamente è sempre la stessa, cioè che il modello deve rendermi conto di queste due facce del problema, radiazione cosmica di fondo, strutture cosmiche. E se c'è un segnale non gaussiano va cercato in entrambe le direzioni.
Ok? Allora, l'universo osservato da Planck è in perfetta coerenza col modello cosmologico che oggi va per la maggiore, che viene chiamato lambda cold dark matter. Lambda cold dark matter vuol dire che c'è materia oscura, non entro in questo argomento, richiederebbe un altro seminario, c'è energia oscura, ce n'è per circa il 70% dell'energia dell'universo oggi, e tutto questo sembra rendere perfettamente conto dei dati. Ma oltre a questo, Planck mi dà dei meravigliosi limiti proprio sulla fisica che si è avuta durante l'epoca di inflazione primordiale. Vi mostro un plot. L'unica cosa che mi interessa dirvi è che questo plot, se avessi onde gravitazionali, diciamo, doveva essere al di sotto di questa linea, okay? Quindi l'ampiezza onde gravitazionale in questa direzione qui. Questo è il mio modello di power law inflation, come vedete è pessimo, va bene? Ed è pessimo per un motivo ben preciso, perché predice troppe onde gravitazionali, ben di più di quelle che si possono osservare. Oggi sono delle idee per migliorare il modello, per renderlo compatibile con i dati, ma diciamo, a prima vista il modello non funziona. In fisica questo è sempre un bel messaggio, ok? Quando un modello è falsificabile, che funzioni o che non funzioni è sempre una gran cosa, perché vuol dire che non possiamo bluffare, non possiamo continuare a renderlo via via sempre più barocco per farlo funzionare, ok? Quindi da questo punto di vista non mi sento di aver fatto un brutto lavoro nella vita. Questo è il modo in cui cerchiamo la non-gaussianità, questi sono dati, va bene? Questi dati sono compatibili con l'ipotesi di gaussianità, ma sono, diciamo, sono i plot sulla base dei quali abbiamo ottenuto questi vincoli estremamente forti. Bene? Finisco con un argomento ancora più, diciamo, eclatante, se vogliamo. L'idea dell'inflazione ha delle conseguenze anche filosofiche molto rilevanti, oggettivamente. Ovvero, abbiamo sempre detto, 10 al meno 33 secondi dal Big Bang. Dire questo significa dire che c'è stato l'inizio dei tempi, che tutto è iniziato 13,8 miliardi di anni fa. Quello che l'inflazione ci porta a domandarci però è davvero esistito il Big Bang? C'è stato veramente l'inizio dei tempi? Ebbene, studiando il modello dell'inflazione, alcuni studiosi, in particolare Linde e collaboratori, sono arrivati alla seguente idea. No, non è mai esistito l'inizio dei tempi. L'universo globalmente è sempre esistito, sempre esisterà, vive in una sorta di limbo, in uno stato stazionario perenne. In questo stato stazionario perenne, ogni tanto accade che un'isola si stacchi e comincia a comportarsi in modo simile all'universo in cui viviamo noi. Quindi, noi siamo un caso, la zona in cui viviamo, la regione che noi chiamiamo universo, che è soltanto una parte dell'universo globale, è qualcosa di atipico in questa situazione. Così atipico che se domandiamo quanta probabilità c'è che una regione come quella in cui viviamo noi abbia le caratteristiche che noi osserviamo, la risposta è molto, molto bassa. Molto, molto bassa. Ok? Su questo nasce una grande discussione filosofica. Che senso ha farsi questa domanda, come se ne viene fuori, non entro in questo problema, ma il messaggio importante che voglio darvi è attenzione che stiamo mutando pesantemente il nostro modo di vedere l'universo nella sua globalità. Cerco di dirvelo in un altro modo. Quando dal 1930 in poi si sono costruiti i modelli di cosmologia che utilizziamo adesso, più o meno negli anni 30, forse un po' prima, forse un po' dopo, diciamo, facciamo sempre un ragionamento che dice ci piace il cosiddetto principio copernicano, cioè ci piace dire noi non viviamo in una regione particolare dell'universo, quindi quello che noi osserviamo deve essere tipico. Ok? Quindi noi misuriamo isotropia, la misuriamo, la radiazione cosmica di fondo è alla stessa temperatura a meno di qualche milionesimo in tutte le direzioni, fantastico, non misuriamo l'omogeneità, perché non possiamo andare a spazio dell'universo a vedere come vanno le cose. Noi possiamo viaggiare in una regione molto limitata del cosmo, oggettivamente. Quindi cosa diciamo? Diciamo, quello che vediamo noi ci aspettiamo che sia visto da qualsiasi altro osservatore nelle stesse condizioni. Ok? Questa affermazione però è molto forte ed è molto più antropocentrica di quanto non appaia a prima vista. Perché stiamo pretendendo di dare legge anche al nostro cugino che vive a decine di migliaia di gigaparsec da noi, il quale ha tutto il diritto di dire, ragazzo mio, le tue regole tentele per te, io ne voglio altre. Ok? Nella logica inflazionaria questa attitudine si lascia stare e si dice nella regione in cui vivo io valgono certe regole, in altre regioni posso valerne altre. Ok?
Quindi la visione globale non sarà più dettata dalle simmetrie che, vivo, che valgono dove vivo io. È chiaro che un'attitudine di questo tipo è altrettanto copernicana, io mi permetto di dire che è ancora più copernicana di quella che abbiamo usato fino adesso, diciamo, e apre dei confini molto grandi, diciamo, alla speculazione, se non altro teorica in queste direzioni. Qui c'è una lunga frase di Linde che non vi leggo, ve ne leggo un'altra però che è significativa, è questa: per gli scopi pratici di descrivere la parte cerebrale del nostro universo si può ancora parlare di Big Bang, esattamente come si può ancora usare la teoria newtoniana della gravità per descrivere il sistema solare con grande precisione, anziché usare l'attività generale. Lui dice: sappiamo che funziona l'attività generale, però in molti casi non abbiamo bisogno di usare questo apparato così complicato, ci basta la fisica newtoniana a patto di circoscrivere i fenomeni che stiamo studiando. Stessa questione qui: convenzionalmente la parola Big Bang facciamo bene a usarla, okay? Ma che questo significhi realmente che ci sia stato un inizio dei tempi è tutt'altra questione, è una questione molto più complessa alla quale come minimo non siamo in grado di rispondere. Ok, conclusioni. La teoria dell'inflazione cosmica ha rivoluzionato la nostra idea sulla storia termica dell'universo e ci ha dato il primo quadro coerente per la formazione di tutta la complessità che caratterizza l'universo attuale, grazie alla sinergia tra la teoria quantistica dei campi e l'attività generale. Questa teoria permette di avere un quadro interpretativo coerente e accurato delle osservazioni cosmologiche e al momento non ammette rivali altrettanto robusti. Esiste però un limite nella nostra capacità attuale di falsificare questa teoria, cioè di capire se è vera o non è vera, in buona sostanza. Okay? Per questo motivo guardiamo con grande interesse alle future missioni spaziali, quali Euclide e LISA, ma puntiamo anche a missioni che consentono di studiare con grande precisione aspetti della lezione cosmica di fondo che consentirebbero di porre vincoli molto stringenti su alcune predizioni uniche dell'inflazione, onde gravitazionali e non gaussianità primordiale. Infine, la teoria dell'inflazione ha anche cambiato radicalmente la nostra visione globale del cosmo, portandoci al superamento dello stesso concetto di grande scoppio iniziale. Mi fermo qua. Buonasera, io sono Marco Valdés, coordinatore del progetto VIS, ringrazio voi tutti per essere qui stasera e in particolar modo il professor Sabino Matarrese per questo bellissimo intervento che ha colto appieno lo spirito di VIS e in modo ancora più incredibile è riuscito a spiegare cose molto complesse come l'inflazione, l'energia del vuoto, non gaussianità, insomma, penso che poi dopo ci saranno varie domande. E volevo così brevemente annunciare, prima di passare la parola a voi per le domande al professore, che le attività di VIS per l'anno 2017 sono già state tutte definite, quindi riprenderanno sia le visite al Cave 3D che i percorsi nella storia e le conferenze stesse. La prossima è l'11 gennaio e proprio riguarda un tema che il professore ha citato brevemente, perché sarà sul il professor Duccio Abbano del CERN di Ginevra. Parlerà di quello che loro riescono a ottenere lì come particelle elementari, nonostante le energie siano 10.000 miliardi di volte più basse rispetto a quello di cui ci ha parlato oggi il professore. Adesso passo la parola a voi, due piccoli annunci. Intanto, visto che questo è l'ultimo evento di VIS per l'anno, vi auguro gli auguri di Buon Natale e sempre visto che è l'ultimo evento dell'anno, ci sarà dopo le domande un rinfresco che ho offerto a tutti nella sala qui di fronte, nella sala del Gran Priore. Quindi passo la parola a voi per eventuali domande, grazie. Si può dire che è l'inflazione, la causa dell'entropia così bassa con cui è nato il nostro universo? Allora, la questione dell'entropia in cosmologia, ahimè, è una questione estremamente complessa, bene? A cui è molto difficile dare una risposta, perché, c'è un ingrediente mancante in questo ragionamento. Bene? Allora, a prima vista possiamo dire questo: all'inizio l'universo era caratterizzato soltanto da un parametro, la temperatura. Ok? Almeno dopo, fatemi dire dopo l'inflazione. Ok? Quindi è una situazione estremamente disordinata.
Okay? Tutto era termico, basta la temperatura per definire tutto. Oggi l'universo è caratterizzato da una struttura molto più complessa, il che ci fa dire che l'entropia è diminuita col passare del tempo. Okay? Allora, questa affermazione va contro qualche cosa, va contro qualche principio? Io mi sento di dire di no, ma quello che ovviamente manca in questo ragionamento è qual è il ruolo svolto dalla forza, dal campo gravitazionale in questo contesto? E questo non lo sappiamo dire. Lo sappiamo dire soltanto in connessione con situazioni molto semplici, lasciatemi dire, quali sono i buchi neri, semplici dal punto di vista delle simmetrie, molto simmetriche. In quel caso sappiamo dare un'entropia alla forza, al campo gravitazionale e i conti tornano. Nel caso cosmologico abbiamo delle intuizioni, per esempio Penrose tende a dire una parte dell'entropia è immagazzinata in quella che si chiama il cosiddetto tensore di Weyl, che è qualche cosa che se l'universo è perfettamente omogeneo e isotropo è zero, oggi invece è assolutamente diverso da zero, quindi c'è qualche forma di compensazione. Bene? Però non c'è un teorema, non c'è una matematica che mi consente di fare, ci sono delle idee qualitative per quanto ne sappia io. Grazie. Un'altra domandina piccolina. Si può lo spazio vuoto si può chiamare struttura da solo? Di gusti, sospetto. Diciamo, il messaggio principale che voglio dare è la nozione di vuoto in teoria di campi è molto meno sterile della nozione dell'accezione comune della parola vuoto al di fuori della fisica quantistica. Questa è la cosa importante da dire. E risente di tante cose, risente delle simmetrie, risente delle condizioni al contorno, risente dell'ambiente, per esempio il cosiddetto effetto Casimir è una situazione in cui appunto dal vuoto nasce una forza classica addirittura, va bene? Quindi diciamo la storia degli ultimi 50-60 anni ci ha insegnato che nel vuoto sono nascoste un'enorme quantità di informazioni essenzialmente. Va bene, grazie. Buonasera, a me mi ha intrigato il discorso che il Big Bang non ci sia, possa non esserci stato. Allora, dire che quello che noi vediamo è così da tutte le parti sembra troppo presuntuoso, troppo antropocentrico. E allora invece il discorso che noi stiamo vivendo in un particolare momento di un universo più grande è perché, siccome il nostro universo particolare è venuto fuori da un'inflazione, ha cancellato quello che c'era prima, quindi non si può sapere cos'altro c'è intorno. Ecco, è questo il discorso? Allora, in parte sì, in parte no. Mi lasci dire così, diciamo. Allora, l'idea, non ho, diciamo, l'idea diciamo, di Linde, che io sponsorizzo, diciamo, poi non tutti sono convinti di questa cosa, ma chi non è convinto di questa idea vorrei che me ne proponesse un'altra, diciamo. Bene? E invece non vedo molte proposte alternative in questo senso. L'idea di Linde è la seguente: è facile vedere che l'inflazione è un fenomeno estremamente naturale nell'ambito delle teorie quantistiche dei campi che noi conosciamo. Da qualcosa dobbiamo partire, bene? Quindi partiamo da quello, da un minimo di teoria, bene? In quell'ambito l'inflazione è un fenomeno naturale, okay? Allora è un fenomeno naturale e non c'è alcun motivo di pensare che sia stato qualcosa prima dell'inflazione e non c'è alcun motivo di pensare che sia stato qualcosa dopo l'inflazione. Tuttavia, può succedere che regioni particolari finiscano di fare inflazione. Ok? Allora l'idea è questa. La regione in cui viviamo noi sicuramente ha finito di fare inflazione a un certo punto, tanto è vero che poi è nata la materia, la radiazione, sono nate le strutture cosmiche, eccetera, eccetera. Quindi noi abbiamo questa certezza riguardante il passato, ok? Però dobbiamo domandarci questo: quanto probabile è che una regione come la nostra abbia finito di fare inflazione? Ahimè, la risposta è bassissima, bassissima. Come si risponde? Si risponde usando un principio che si preferirebbe non usare mai, che è il cosiddetto principio antropico, nella cosiddetta versione accezione debole. Accezione debole dice: quando si studiano fenomeni come questo, non si può prescindere dal fatto che ci siamo noi esseri umani a osservare le cose. Ok? Cioè noi siamo parte della misura in qualche senso. Per cui non basta dire è poco probabile e molto probabile, devo dire è poco meno probabile, dato che però qua ci sono io. E che non è un accidente. Ok? Se vogliamo dare una logica finalistica a questa cosa, allora diventa questo principio antropico forte e non mi piace più. Ma se è una logica di, come si dice, probabilità condizionate, sinceramente mi sembra difficile farne a meno.
Se poi qualcuno viene fuori con un'idea migliore, sarò felicissimo di accettarla. Ma oggi, al momento, questa sembra essere la via d'uscita a questo paradosso, essenzialmente. Però, sì, però personalmente l'idea di dire l'universo che noi conosciamo non è la regola per tutti, mi fa dire finalmente diciamo una cosa saggia. Buttiamo nel cestino questo vecchio modello omogeneo, isotropo, perfetto che abbiamo usato per 70 anni. Passiamo oltre, per favore. Passiamo alla pagina successiva del libro, no? È troppo probabile che sia un punto di vista questo fatto che tutto è come diciamo noi. Ma è ovvio che tutto questo c'è molta filosofia, perché voglio dire, siamo sinceri, va bene. Il principio cosmologico è per metà osservazione e per metà filosofia. Non è mica vietato, cioè la filosofia fa parte integrante del nostro pensiero, va bene. Però non dobbiamo far finta di credere che siano le osservazioni a dettarci la seconda parte del ragionamento. Ok? Allora, se non sono più le osservazioni a dettarci la seconda parte del ragionamento, abbiamo il diritto di pensare alternative, ecco, fatemelo dire in modo molto laico, no? Buonasera. Le tre cose più straordinarie che succedono facendo meccanica quantistica o teoria dei campi quantistica su spazio-tempo curvo? Tre cose? Me ne bastano anche due. Beh, questa diciamo della creazione di particelle dal vuoto, personalmente, come vedete, ho cominciato a lavorarci per la tesi e non ho mai finito di lavorarci, e di per sé almeno all'epoca mi stupiva, adesso non mi stupisce più per la sua fazione, diciamo così. Cosa? Beh, diciamo la mancanza di certe definizioni. Quando io parlo con i miei colleghi di fisica e mi dicono: ma è vero? Tu al corso hai detto che l'energia non è conservata. È vero, certo che è vero. Cioè, dove sta scritto che l'energia deve essere conservata? Quando si entra nell'entità generale si deve spogliarsi di tutto quello che si pensava prima, perché oggettivamente certe abitudini che abbiamo sono legate a situazioni di forte simmetria. Quando queste simmetrie non ci sono più, certe cose vanno buttate a mare e sostituite con delle idee più generali che contengono all'interno questa possibilità, ma come possibilità, non come norma. Ok. Prego. È convinto che l'informazione vada perduta nel buco nero? A questa domanda non so rispondere. Bastava un'opinione. Non ho nemmeno un'opinione. Scusi, io vorrei sapere, sì, anche senza microfono. Sì. Per realizzazione. Ah, ok. Come avete calcolato questo 10 alla meno 33? Dicembre 33. E a partire da dove, se non siamo sicuri che prima? Allora, bellissima domanda. Partiamo dalla seconda domanda, ok? Allora, convenzionalmente, noi cosa facciamo? Prendiamo la fisica cosiddetta classica, cioè quella non quantistica, ok? La studiamo oggi, la studiamo indietro nel tempo fino a epoche in cui siamo... conosciamo molte cose, per esempio l'epoca del nucleosintesi primordiale, tre minuti dopo il Big Bang, va bene? E poi la estrapoliamo all'indietro. Estrapolandola all'indietro in modo classico, ok? Otteniamo T uguale a zero. Ok? Quindi T uguale a zero è una convenzione classica. Da quella convenzione posso contare i tempi. Questo è un modo di ragionare, va bene? Dopodiché sarà d'accordo con me che se io le dico 13,8 miliardi meno 10 alla meno 33 secondi, 33 secondi, sempre 13,8 miliardi sono. Va bene? Ok? Quindi diciamo, dal punto di vista di oggi non c'è discussione. Dal punto di vista di quell'epoca lì, effettivamente quel tempo è misurato rispetto a un'epoca convenzionale. Ok, prego. Io innanzitutto chiedo scusa per la rudimentalità delle domande che farò, perché non sono un addetto ai lavori, però d'altra parte consideriamo che siamo in un ambito in cui la scienza è proprio al limite, perché non può usare il metodo scientifico, cioè la riproducibilità e la sperimentazione, per cui siamo ai confini con la filosofia e siamo quasi armi pari con me che sono profano. Ecco, io
pensavo proprio al discorso, se ho capito bene, che ha fatto lei, tutto quello che ci circonda, l'universo, come lo chiamiamo noi, sarebbe una piccola zona particolare di un qualche cosa di più grosso, di più generale, che è rimasto com'era e però è sempre esistito. Ecco, ma questo, cioè, la nostra piccola area in cui viviamo ha subito l'inflazione, la quale ha generato la disomogeneità e quindi la materia, le particelle, se ho capito bene. Certo. Però ecco, resta il fatto che la matrice comune è sempre esistita. Ecco, questo se ci pensiamo bene non è molto strano, perché la fisica si sta arrovellando per capire il principio di tutto, ma così facendo è antropomorfica, cioè ragiona come un essere biologico, come siamo noi, che è legato indissolubilmente a concetti di nascita, di vita e di morte, di inizio e di fine, che valgono soltanto però per gli esseri biologici. Cioè, forse ci si può arrivare anche filosoficamente a capire che non è per niente detto e scontato che l'universo debba aver avuto un'origine. Può benissimo essere sempre esistito. Direi che sono d'accordo con quasi tutto quello che ha detto, tranne forse l'incipit. Sull'incipit sono molto d'accordo, per questo motivo. Quello che facciamo in cosmologia non è riproducibile, sono d'accordissimo, ma vale anche per le stelle, vale diciamo così per tutta l'astrofisica, ok? Tutta l'astrofisica studia fenomeni e li osserva, non a caso il nostro linguaggio usa la parola osservare, i fisici sperimentali usano la parola sperimentare, va bene? E io ci tengo moltissimo, va bene? I miei studenti a volte dicono esperimenti, no, non è un esperimento, è un'osservazione, è una cosa diversa questa qua, va bene? Perché non la facciamo noi, è già lì, la osserviamo. Per nostra fortuna, nel caso delle stelle per esempio, ne osserviamo tante, che è equivalente a ripetere tante volte l'esperimento. Nel caso cosmologico, in certe situazioni possiamo vedere tante parti del cielo che formano insieme un buon campione, si dice, e quindi mettiamo insieme bene queste cose. In altri casi, ahimè, il campione è uno solo, va bene? E quindi dobbiamo attivare maggiormente l'aspetto, come dire, speculativo, ok? Lei mi dice c'è una forte componente di filosofia, ma dove non c'è la forte componente di filosofia? Va bene? Quando io dico ho osservato il bosone di X, va bene? Io vorrei ricordare che mi dice queste cose, che lui ha osservato delle tracce, ha fatto dei Monte Carlo, va bene? L'osservazione le faceva Galileo, non lo fa più nessuno. Ok? Quindi c'è una forte, come dire, membrana di interpretazione tra l'esperimento e la mia interpretazione. Ma va bene così, non è un male questo. Non è un male questo. La cosmologia è quella situazione in cui l'aspetto filosofico è più visibile, è più prepotente, diciamo, ma c'è in tutti i rami della conoscenza. Ci mancherebbe altro che non ci fosse questo. Ok? Quindi io tengo molto a dire questa cosa qua. Cioè, dobbiamo spogliarci dell'idea che la scienza è quella cosa che progredisce sempre di più verso la conoscenza perfetta. Ok? Ma deve essere così, cioè, la scienza ci fornisce delle nuove chiavi interpretative dei fenomeni, con queste nuove chiavi interpretative ci facciamo delle altre domande che prima non ci facevamo, ok? E questo, diciamo, ci apre la mente, ci fa vedere in modo diverso le cose, ma non c'è una linea, una freccia che dice di là sarai perfettamente saggio. Io uso dire, oggi faccio inflazione, oggi faccio cosmologia, ma tra 30 anni, se sarò ancora vivo, ho dubbi su questo, va bene, sono ancora vivo, ma chi ha detto che devo ancora pensare a queste cose qua? Chi ha detto che devo legare le mie mani a queste idee qui? Va bene, queste stesse idee tra 30 anni le rivedremo con tutt'altra interpretazione, giustamente. Non dobbiamo pensare che i modelli di oggi siano una regola. Voglio essere ancora più provocatorio di così, va bene? La logica che per molti anni ci ha portato a pensare che si debba necessariamente andare verso l'unificazione delle forze, ok? E che questa sia la chiave di lettura, ma ce l'ha detto il dottore che deve essere così? Può darsi che non sia così. Può darsi che non sia così. Quindi dobbiamo essere sempre aperti a farci delle domande diverse, aperti a cambiare. Io non ci trovo nulla di male in questo, anzi per me è uno stimolo questo. Poi scusi, un'altra domanda, mi è venuto in mente quando lei ha spiegato la inflazione
ha generato le disomogeneità, perché ha stirato enormemente il, non lo so come chiamarlo, quel che c'era, diciamo. Esattamente. Ma ha fatto pensare ai fenomeni di cavitazione nei fluidi. Lei che ne pensa? Allora, non so rispondere a questo, però voglio dire una cosa. L'analogia tra questi ragionamenti e la fisica dei fluidi è enorme. È enorme. Il mio amico Dick Bond, che nei primi anni della mia vita scientifica ho avuto come avversario, diciamo come competitore in certe cose, mi ha anche fatto star male a volte perché aveva ragione lui e avevo torto io, oggi mi dice: guarda che non è un caso che ci sono dei gruppi di russi che a un certo punto hanno studiato le perturbazioni scalari, quelle che usiamo come perturbazioni di densità. In particolare Mukhanov, che diciamo, ha avuto un grande ruolo in questa direzione, e che altri come Rubakov abbiano studiato le onde gravitazionali. E dice: perché Zeldovich, che era un genio, ha detto: tu mi guardi le perturbazioni longitudinali come quelle dei fluidi, tu mi guardi quelle trasversali come quelle dei fluidi. Va bene? Cioè lui alimenta i fluidi e le ha applicate, punto e basta. E questa visione è spaventosamente moderna, perché oggi, in quella che si chiama teoria effettiva dei campi, abbiamo riacquisito un'attitudine che assomiglia molto a quella dei fluidi. Bene, allora ringraziamo di nuovo il professore. Ah. Se ci sono altre domande, il professore sarà con noi anche al rinfresco, quindi gliele potete fare di persona.